allora? L'otte ha portato consiglio. Ci vieni a cena stasera con me? Mi ha portato proprio un bel consiglio, sì. Allora vuol dire che mi fai questo nome? Lei ha capito male. Come le ho detto, io sono molto occupata. Mi dispiace davvero, io non so che cos'altro dire. Comunque non è facile neanche per me. Non può continuare così, lo sai benissimo anche tu. Allora io vado. Ha fatto innervosire parecchie persone. Che cosa volete da me? Vogliamo che tu rispetti gli impegni che hai preso con noi. E se non volessi rispettarli? Lo sai che non ti conviene. A meno che tu non hai necessità di una vita molto, ma molto movimentata. Te l'ho detto. L'idea di dare le tue dimissioni è stata una totale idiozia. Un colpo di testa che in alto non è piaciuto per niente. Bisogna pensarci bene prima di sacrificare un pezzo importante. Si possono trovare altre soluzioni. Eppure lo sapevi. Certe decisioni non le puoi prendere senza consultarci. È una questione personale. Pessimo ristauro. Dicevi, scusa? Che si è trattato di una questione personale. Già. La confessione, i rimorsi, anche se tutto è arrivato un po' tardi, non ti sembra? Chi avrebbe dovuto crederci? Tuo figlio? La tua ex amante? Non vi riguarda. Di errori ne facciamo tutti. Comunque adesso ti conviene stare al tuo posto. Al resto ci pensiamo noi. È una faccenda che preferisco risolvere da solo. Già, tu risolvi sempre tutto da solo. Ma non ti sei mai chiesto da dove sono venute quelle commesse che hanno salvato i cantieri? Provare a disfarsene è stata una mossa davvero stupida. E non accettare le regole del gioco lo sarebbe ancora di più. Se Assunta non mi avesse dato forfè, sarebbe stato tutto molto più facile. Allora per te giovedì sera va bene? Sì, nessun problema. Ok, grazie, guarda. Se non ci fossi stata tu, veramente, non so. Io vado a portare le spremute a quei due. Le dici, diciamo. Questa la metto qui vicino alla cassa. Ok, diamo un occhio. Visto che sei così disponibile e devi farti le ossa, perché non porti questi in ufficio? Mi meravigliavo che ancora non me l'avessi chiesto. Avete valuto la varietà e scaricate. Ciao Silvia. Ciao. Dove l'hai fatto mettere il camion? Il camion, dove l'hai fatto mettere? Nella zona riservata allo scarico, perché che ho fatto? Bravo, stai migliorando, bravo. Meno male, se no mi sparavi pure. No, questo è vuoto, ancora non c'è la pistola, vedi? Sì, vedi? Quando uno è fortunato. Allora stai tu alla cassa. Sai, io devo scappare. Rossella all'asilo. Michele sta tornando e ne voglio approfittare. Ok, d'accordo. Ciao. 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 Grazie. È bello fare il capo. Guarda, io non ho visto di peggio, Ok, d'accordo. Però resta il fatto che lei ordina e noi rispondiamo va bene. Non bisogna essere invidiosi. Poi non è bello desiderare quello che non ci appartiene. Bowling. Bowling è uno sport che possono fare tutti, pure tu, se vuoi puoi giocare a bowling, addirittura tuo marito, che è l'ultimo stadio dell'essere umano, può giocare a bowling, anche Teresa pure. Io? No, così te le dicevo per far capire la semplicità del gioco. Oddio Teresa, la pentola, ti prometto che dopo te la porto. Ma figurati, guarda, me ne ero completamente dimenticata pure io. Beh, ci vediamo dopo, eh. Ah, Teresa, scusa, fammi una cosa, porta questa, la posta di Silvia e Michele, così mi eviti. Grazie. Che è successo? Brutte notizie? No, è una cartolina da Capoverde. Il del Sol.
Un bacio a tutti da questa bellissima spiaggia, Marisa e Aldo. Ah, qui, vedi, non mi dai che stai ancora pensando a Ciccio Bello là? No, no, è acqua passata. Brava, acqua passata, non torna più. Ma forse Raffaele voleva dire che dovresti guardare avanti. Sì, no, nel senso, scusa, dimmi se ho torto, è una bella donna, simpatica, divertente, vitale, scusa. Te ti devi buttare in questo mare irrefrenabile, in questo torrente che è la vita, buttati. Magari di testa, così. Di testa, a cofanotte, a candelotte, che ci porta? L'importante... scusa, via, che cosa ho fatto io con me? Lo sanno, rischiato. Ma tu sei un'altra cosa. Beh, quello sì. Sai che dice sempre mio padre? La vita è solo di chi la sa prendere. È incredibile mettere a repentaglio i cantieri per mandare avanti una casa discografica. Sono un imprenditore. Faccio delle scelte. Scelte sbagliate. Lo sai bene perché abbiamo favorito la tua scalata alle imprese Palladini. Certo, per i cantieri. Ma non mi avete mai detto perché vi interessavano così tanto. Potrei dirtelo, certo. Ma preferisco aspettare. Perché tu ultimamente parli un po' troppo e con le persone meno adatte. Mi sono preso le mie responsabilità. Saprei tutto al momento debito. Adesso parliamo della tua situazione giudiziaria, piuttosto. È su tutti i giornali. Se fossi stata io a decidere, ti avrei lasciato in galera. E con piacere anche. Ma a loro servi ancora. E allora hanno mandato me a tirarti fuori dai guai. Quale onore. Adesso fammi vedere le carte. La tua confessione, i documenti, forza. Ce l'ha il mio avvocato. Ci vorrà del tempo. Non c'è problema. Io non ho fretta. Ah, no, non vale, sei arrivato prima tu. Non c'era traffico, ho fatto presto, allora. Io volevo farti una sorpresa. Non ti vanno? No, sono distrutto, sai, il viaggio da Bologna a Napoli è lungo, allora. Hai ragione, forse hai bisogno... vuoi qualcosa da bere? No, sono venuto solo per posare la roba. Eleonora vuole sapere com'è andata la promozione del disco. Ma glielo puoi dire per telefono? Ok, ho capito. Quando ci vediamo? Prima possibile. Vado e vedo che cosa succede. Ciao. Visto che è finita questa giornata di lavoro, ce ne vogliamo andare a casa? No, aspetta ancora un minutino, che fretta c'è? Minutino? Sì, minutino. Scusa, ma stai aspettando qualcuno? Io? No, chi devo aspettare? Non sto aspettando a nessuno. Ho visto che ti giravo e ho detto, potresti stare aspettando a qualcuno? Non è so, tipo Teresa, no? Teresa? Allora, tu resta qui e aspettami, eh? Adesso gli arresti domiciliari? Sì. Certo che il tuo capo è proprio un bel tipo, eh. Ma in che senso, scusa? Ma non vedi come insiste? Poi il prossimo palo che prende, chi ci va di mezzo? In effetti farebbe meglio ad arrendersi, comunque. Caro mio, il corteggiamento è un'arte che va lasciata a chi la sa fare. Io, per esempio, con grazia. No, Nino, ma me ne raccontate 50 volte, abbiamo capito. Tu sei Rodolfo Valentino e noi siamo delle pezze, va bene così? Oh. Vabbè, io ti ho avvisato, corazzati. Un caffè, bello stretto. Eccolo. Grazie. Accettate. Ma che cosa? Teresa, accettate il mio invito per stasera. Nel senso che uscite insieme? Sì, ha detto di sì. Usciamo insieme stasera. Oddio. E dove la porto? Certo, più li sento più mi convinco che sono davvero bravi. E come se sono bravi? Ma bisogna ancora investire in videoclip, promozioni, concerti. Insomma, un mare di soldi. Grazie. Beh, avrei fatto i tuoi calcoli, no? Sì, certo che ho fatto i miei calcoli, però non prevedevo le dimissioni di Roberto. Ma allora non te l'ha detto nessuno? Che cosa? Che il consiglio di amministrazione l'ha respinto. Che stai dicendo? Ma com'è possibile? Non lo so esattamente cosa sia successo.
So solo che mio padre era pronto ad andarsene pur di salvare l'impresa. Scusa, ma mi riesce difficile immaginare tuo padre come qualcuno che si sacrifica. No, invece questa decisione era proprio la dimostrazione che per lui oramai sono altre le cose che contano. Io ho i miei dubbi. Ma l'hai visto com'è con me? Anche con te è diverso. E se sapesse del bambino? Sì, ma non deve saperlo, ne abbiamo già parlato. A me basta che tu e lui stiate bene. E promettimi di non arrabbiarti. Ma io sono contento di avere un fratello. Sì, anche a me suona strano. È così, no? Filippo. Ma perché non gli dai un'altra possibilità? Basta, non insistere. Ma ti giuro che è cambiato. È un altro ormai. Ma non lo capisci che la storia delle dimissioni è tutta una messa in scena? Ma che vuoi dire? Io ci sono già cascata con tuo padre. Io lo so, lui non cambierà mai. Insomma, per un motivo o per un altro, qua abbiamo scartato tutti i ristoranti di Napoli e provincia. Aspetta, ragione. Ci deve essere un posto dove ti senti a tuo agio. Ci sta o non ci sta? Ci sta, sì, sì o no? Sì. Sì, certo. Ragazzo, tu farai molta strada. Grazie. Ciao Elena. Bentornato. È andato bene il viaggio? Stavo andando in ufficio e sì, insomma, mi era venuto a vogliere un caffè. Com'è il bar di Città della Scienza? È chiuso? Oppure sei venuto a controllare quanto fossi disperata? Ecco, è ristretto, se non ricordo male. Sì, grazie. Scusa, quant'è? Tu e Michele siete amici da molto, vero? Beh? Avete molte cose in comune. Una famiglia, una moglie. Le vai cercando? Niente. Volevo solo sapere se era per solidarietà che prima hai fatto quella battuta sull'invidia. Capisco, dove vai arrivare? Invece l'ho capito io. Tu sei tutto, Guido. Dimmelo. Saremmo potuti venire noi invece di farti spostare. Non ti preoccupare, sto bene. Ciao. Ciao. Ah, una riunione in piena regola. Eleonora. Ciao, Renato. Immagino che all'ordine del giorno ci sono le dimissioni respinte. Stavamo semplicemente facendo delle ipotesi. Dai, siediti. Grazie. Io e Renato dopo l'assemblea abbiamo cercato di parlare con Caroli. E che dice quel grand'uomo? Era nervoso, agitato, faceva delle strane allusioni. Come se avesse subito delle pressioni. Già, sì, parlava della sua famiglia, della necessità di proteggerla. Secondo noi è stato minacciato. Altrimenti il suo gesto sarebbe inspiegabile. Caroli sa perfettamente che con la confessione di Ferri le imprese rischiano il crollo in borsa. Sì, ma il vero punto è chi sta dietro a tutto questo. Ferri, giusto? E chi altro? Uno che si serve di Tony Santoro. Farebbe qualsiasi cosa pur di mantenere il potere. Però scusate, io tutta questa sceneggiata che ha fatto proprio non la capisco. Che bisogno c'era? Voglio dire, se avesse sempre voluto rimanere al suo posto, perché avrebbe prima dato le dimissioni per poi minacciare Caroli perché le respingesse? Perché? Perché a lui interessa la facciata. Ha deciso di far vedere a tutti che è cambiato, in particolare a me. Peccato che dietro quella facciata ci sia il bastardo di sempre. Ti ricordo che certe cose si fanno in due. Sì, ma qualcuno le comincia e tu lo sapevi benissimo che era sposato. Lui lo sapeva meglio di me. Vieni, spostiamo. Vieni, qua mangiano le aranciate. Stiamo parlando, aspetta. Io lo so che tu ci stai, mi dispiace. Troppo gentile. Sì, vabbè, lo so, ci sta un sacco di gente che si fa le storie nonostante sia sposato. Papà? Veramente? Quello che voglio dirti è che conoscendo Michele so che lui non ne sarebbe capace. Evidentemente non lo conosci abbastanza, che dici? Allora perché si sarebbe allontanato da te, eh? Perché non siete più partiti. Uno forse gliel'ha impedito. A te non ti è proprio sfuggito niente? Il suo senso di responsabilità nei confronti della famiglia. Michele si è sposato per affetto, certo, però soprattutto per dare un padre a Rossella. Perché Rossellina... Non è figlia sua. Beh, però questa è un'altra storia. Quello
che voglio dirti è che per Michele la felicità degli altri è tutto. È il suo modo di volere bene. Perciò, se anche tu gliene vuoi, rispetta le sue scelte. Lascialo stare in pace. E poi non comunichiamo più. Lui si fa la sua vita, io la mia. Ma perché non ci parli? Scusa, tesoro, mi dai una mano? Ci ho provato. Ma lui è tutto preso dal suo lavoro. No, no, così non va proprio. Allora lo pensi anche tu? Ecco, sì, devo mettere due punti qua. Scusami, non ti sto proprio dando retta. Queste scarpe non vanno bene col vestito, eh? No, hai ragione, non ci stanno. Prova quelle mie. Ah. Ciao, Giulia. Ciao, ho portato questa a Teresa. Grazie, ma non c'era nessuna fretta. Accidenti! Vedo che il discorsetto di oggi, eh? Che dici? Sei bellissima. Guarda, se metti quelle scarpe io ho una borsetta che ci sta a pennello. No, no, guarda, ti ringrazio, ma queste sono troppo alte per me, non sono proprio abituata. Sì, almeno 5 centimetri. Ci sono quelle un po' più sportive. Beh, poi dipende. Se devi andare a ballare... E dove vai, in discoteca? Beh, in quel caso dovrebbe anche cambiare abito. Magari un bel vestito di pelle nera, eh? Sì, con uno stivaletto pitonato sarebbe perfetta. La smettete? Se lo va a finire che lo chiamo e dico che ci ho pensato una... Ah no, guai, eh? No, guarda che noi lo facciamo per te. Devi essere uno schianto. Il vigile lo vogliamo stecchito. Questi li tengo io. Sistemeremo tutto, vedrai. Perché non metti un po' di musica? È così triste. Mi devo alzare io. Non ho cambiato gusti, io. Un po' di musica classica va benissimo. Cos'hai? Non parli più? Non ho niente da dire. Ma come? Noi ci preoccupiamo per te e tu non sei contento? Non vi ho chiesto nessun aiuto. Una volta ti piaceva che mi preoccupassi di te. Lascia perdere. Non funziona più. Ma certo, Roberto Ferri è diventato fortissimo. Non ha più bisogno di nessuno. Ciao. Buonasera. Io vado in camera mia. Che fai, non ci presenti? Lui è Filippo, mio figlio. La signora Kassler. Piacere, Sveva. Sono una vecchia amica di tuo padre. Buonasera. Complimenti. Proprio un bel ragazzo. Beh, mi sarebbe piaciuto intrattenermi con voi. Però purtroppo ho ancora molto lavoro da fare. Filippo, alla prossima. Arrivederci. Noi due ci rivedremo molto presto. Stai tranquillo. Mi piace andare al bowling, mi piace. È come quel film che dove c'erano tutte quelle scene al bowling, com'era, Il Grande Lebowski, eh? No, non ho mai sentito. Io di grandi conosco solamente due persone nella storia, Diego Armando e Raffaele Armando, punto. Ma la cosa bella è che si parte con modestia, eh? No, la cosa bella quando si tocca l'argomento bello è una al mondo. Je vous en prie. Oh, no, 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 sentiamo un po' le previsioni per la serata. Le previsioni sono banali, si va là, si fanno 12 strike, si torna a casa e al lettuccio subito presto presto. Dice, perché l'ultima volta con Fabrizio... Fabrizio, ma perché mi devi dare i problemi cardiopatici, tu a me? Quello è capace che se si sente nominare, arriva qua e ti fa un birilli e sospiri, capito? Quello non ha tempo da perdere, sta cercando casa. Lo sa lui che è possibile per tutto esaurito al dopoguerra, eh? Addirittura. Niente, bene, chiede più quello che tu. No, come l'hai vista? Ah, qua una quando non si vuole far notare. Ah, guarda che soddisfazione che ci dà. Che fai, esci? Vai. Ma guarda che sorriso, sembra la Gioconda. A parte gli scherzi, se io ora fossi Raffaello, invece di Raffaele ti farei un altro ritratto. Quello era Leonardo. Era per far capire a lei. Chiudiamo il discorso ritratti a proposito. Faccio una bella fotografia, va? L'artista qua già ce l'abbiamo. Bella, però, no?
Insomma, meglio di così non poteva andare. Giovanni Giunta ha persino promesso di regalare ai ragazzi la copertina del prossimo numero di Nuovi Talenti. Fantastico. Non so come ringraziarti. Se non ci fossi stato tu a sostituirmi. È normale, Ele. Non potevamo assolutamente mancare un appuntamento del genere. Comunque non ti devi più preoccupare. Ormai ho preso la mia decisione. Lo porterò con me a tutti gli appuntamenti di lavoro. Dici così perché sei solo all'inizio, però poi magari fra un po' dovrai rallentare i ritmi. Sì! Elena, scusami, sto parlando... Anch'io devo parlarti. Potresti aspettarmi un secondo fuori, per favore? No, devo parlarti subito. Eleonora, perdonami. No, non c'è nessun problema. Ci siamo detti tutto, credo. Ti chiamo più tardi, ok? Va bene. E chi è questa sveva? Come dici, scusa? Ho detto, chi è quella tua amica che mi hai presentato prima? La conosco da un sacco di tempo. Gestisce una casa d'arte. Vino? No, grazie. E come mai era qui? Non è di Napoli, vero? Non voleva propormi un affare. Le interessa la tua collezione di scacchi? Sì, bravo. Proprio quella. Prima, quando sono entrato, ho avuto l'impressione di interrompere qualcosa. Assolutamente no. Ho percepito tra di voi una certa familiarità. Una notevole familiarità. Ma che cos'è, un interrogatorio? Adesso non ho più neanche il diritto di scambiare due chiacchiere con un'amica. È che quella donna mi ha incuriosito. E poi sono tuo figlio, no? Ti disturba tanto il fatto che... Io non metto il becco sulle tue amicizie. E vorrei che anche tu facessi altrettanto. Chiaro. Hai visto? L'ho lacerati, distrutti, mortificati quei birilli. Vai, va. Fammi vedere la rimonta, va. Sì, sì. Ma quale rimonta che siamo pari? Siamo pari perché non sto esagerando, capite? Non ti voglio umiliare. Scorretto, eh? Vai, vai, vai. Adesso vedi, vai, come ti straccio. Vai. Fai presto che se arriva quello, il bellimbusso, là, non ce lo togliamo più di torno. Ti vuoi stare zitto? La prossima volta vengo con un arbitro. Stai facendo di tutto per deconcentrarmi. Io sono concentratissimo su di te. Vai, vai, vai. Hai detto qualcosa? Rabbia, sì, sì, la rabbia che fa salire la pressione. Guarda, non voglio neanche vedere come mi rispondi. Non mi interessa. No, no, questo è troppo. Che? Ha trovato casa, è tornato. No, mica Fabrizio, rilassati, guarda. Ma non ti vedi? Senti, te l'ho già detto che quello che è successo tra noi è stato soltanto un errore. Guarda che non sono venuta per pregarti di tornare con me, puoi anche calmarti. Vabbè, e allora che cavolo vuoi? Ma tu sei proprio convinto di quello che dici, che tra noi è stato un errore? Elena, allora io ho una famiglia. E dei doveri di padre, di marito, lo so. Sì, vabbè, ma da come ti comporti non si direbbe. Ci ho riflettuto a lungo. E ho capito che la decisione di lasciarmi non è stata tua. Che vuoi dire, scusa? Guarda che Silvia non sa niente. E beh, tu per i tuoi amici sei un uomo irreprensibile. Per i tuoi colleghi sei un collaboratore affidabile, generoso, pronto a farti in quattro. Vabbè, dove vuoi arrivare, forza? Ma non ti rendi conto che non fai che assecondare gli altri? I loro bisogni, i loro desideri. E la tua vita? I tuoi desideri? I miei desideri sono quelli di mia moglie e di mia figlia. No! Tu sei un frustrato, sei un insoddisfatto. Non hai spazio, non hai libertà. Altrimenti perché avresti accettato un lavoro che non ti dà soddisfazione e toglie tempo alle tue vere passioni? Anche tu hai il diritto di essere felice. Se poi starmi lontano ti sarà d'aiuto, io me ne andrò, non ti preoccupare. Però devi essere tu, e solo tu, a deciderlo.